Ragazze, ciao ragazzi, mi brutta la gamba, mi sto grattando. E benvenuti in un nuovo video. Sono qua oggi, vi voglio fare un video proprio per tutte le donne, per tutte le ragazze, per come avere glutei alti, sodi, glutei a palloncino, glutei a mandolino, tondi come una pesca, non lo so, un bel culetto, perché ragazze, diciamo la verità, quello è il sogno di ogni donna, è veramente quello che noi vogliamo, che avere un bel corpo, essere snelle. Però non so voi, a me piacciono molto molto le curve, cioè io tipo il fisico tipo della Sofia Loren, con la vita stretta, i fianchi, il culo mi piace proprio quando è bello bombato, cioè ci deve stare, perché quello che contraddistingue una donna, mi piace che quando mi metto un jeans, un abito, comunque si vedono le forme. Vi dovete credere, sono sempre stata ossessionata, ho sempre avuto il terrore di avere il culo piatto, non mi è mai piaciuto, e quindi mi sono sempre impegnata molto, perché io non sono mai stata fortunata da questo punto di vista, non ho mai avuto culo in tutti i sensi, ma proprio il senso proprio più specifico. Io sono sempre stata molto molto piccolina, gambe molto magre, culetto piccolino, quindi ho sempre dovuto lottare, cioè per me non è semplice. Infatti ci sono tante ragazze che dicono: oh, mamma mia, invece c'ho i fianchi larghi. Ora io un po' le invidio, perché anche per chi ha il culo piccolino comunque deve faticare molto per farlo ingrandire e farlo stare su, non è facile. Quindi vi voglio dare consigli, cosa a me mi ha aiutato e cosa mi ha sbloccato, mi ha fatto capire che io stavo sbagliando e cosa quello che dovevo fare era molto molto semplice. Ecco perché vi sto facendo questo video, e siamo nella cucina non a caso, perché quello che vi voglio dire è che ci sono due cose fondamentali che possono aiutare ad avere un bel culetto sodo, carnoso e bello, bello proprio formoso, insomma. Non mi viene quella parola, ma mi verrà a fine video, quando avrò finito mi verrà. La prima è mangiare. Lo so che a voi sembrerà strano, perciò siamo nella mia cucina, perché adesso vi voglio far vedere tutto, vi voglio proprio svelare tutti i miei segreti. Mangiare è importantissimo. Quando le ragazze vogliono avere un bel corpo, vogliono avere glutei tonici, alti, un bel culetto sodo, alto, no? In forma, senza la cellulite e tutto questo, non fanno altro che fare diete, diete su diete, mangiare insalate, non mangiare carboidrati, poi mangiano vegano, solo le verdurine, tutto questo, e poi si ostinano poi a fare cardio su cardio, quindi tapirulan, corsa, camminata, a sudare, tutto ciò, non mangiare o mangiare poco, mangiare solo verdure, associato a un'attività fisica eccessivamente di cardio per bruciare, vi porterà ad un unico risultato: a vedere scomparire il gluteo dal vostro corpo. E vi troverete con una tavola da surf. Piatto sarà piatto e quel poco sarà flaccido. Piatto. Non lo vogliamo, noi vogliamo il culetto sodo. E cosa si fa per avere il culetto sodo? Due semplicissime regole: mangiare e fare sport fatto bene, fare palestra, fare allenamento nel modo giusto. Non bruciare, ma tonificare, che è molto diverso. E adesso ve lo farò vedere. Prima di tutto iniziamo a mangiare dalla mattina. Dobbiamo fare, già ho fatto stamattina, una bella colazione. Ovviamente mi sono mangiata qualcosa di molto proteico, nello specifico ho mangiato la mia torta pinguì, di cui ho fatto il video recentemente. È molto molto proteico, perché ovviamente c'è lo yogurt greco, quindi non mangiate soltanto biscotti ad esempio a colazione. Volete biscotti, ovviamente sceglieteli sani, perché troppo zucchero fa male, eccetera eccetera, però associate anche ad esempio delle uova, oppure ad esempio lo yogurt greco, che è proteico, perché le proteine sono quelle che vi fanno mantenere il corpo tonico e muscoloso. Andare in palestra e mangiare sano, mangiare bene, avere un'alimentazione corretta, non serve per dimagrire, per essere snelle, ecco, questa è la cosa importante, ma serve per avere, in qualsiasi peso voi abbiate, però l'importante è che dovete essere tonici, che dovete essere belle, sode, senza la cellulite, dovete stare, no? Io questo dico, io molto spesso vedo delle ragazze molto molto magre che poi lottano anche per essere così, cioè fanno la fame, le insalatine, corrono dalla mattina alla sera, ogni occasione buona per andare in palestra a sudare e bruciare.
E veramente non ne vale la pena, perché il corpo a me è troppo magro, veramente così, a me non piace. Poi vedo certe altre ragazze, magari sono anche più in carne, con qualche chilo di troppo, però sono belle perché sono toniche, hanno un bel culo tonico che quando ti metti un abito si vede. E quindi io dico sempre, meglio qualche chilo in più, però tonica, quindi in qualunque peso voi abbiate, noi dobbiamo cercare di rassodarci, sennò che facciamo qua? Con la roba molla, non flaccido. Piatto. Quindi ragazze, mangiate proteine anche a colazione, che comunque vi aiutano anche a mantenere il metabolismo attivo, a stare in forma, quindi importantissimo. Dopo aver fatto una colazione, ho fatto tantissimi video, a parte la torta pinguini, i pancake, tante cose, cercateli tutti sul mio canale, sono tutte idee buone per la colazione complete. Adesso facciamo il pranzo, vi faccio vedere. Per il pranzo, se siete sportivi, andate in palestra, vi allenate, dovete mangiare, non potete mangiare insalatine, non potete mangiare le verdurine, no, ci vuole una quota di proteine. Quindi ad esempio gli sportivi, bodybuilder, loro mangiano sempre riso e pollo. Io dico loro perché io non mi metto in questa fascia, perché a me piace molto variare, e poi oltre all'alimentazione per il fisico ci tengo molto anche alla salute. Ciao Ganso, è caduto il ganso a terra, vabbè. Io che faccio? Cerco di rendermi l'alimentazione più buona, più colorata, più bella, più variegata, perché mi scoccio mangiare sempre riso e pollo. E vi faccio vedere cosa mangio, una ricetta particolare molto molto buona. Poi verrete con me e vi farò vedere anche gli esercizi che faccio in palestra. Perché ragazze, quando andate in palestra, prima di tutto, prima della palestra, poi bisogna fare anche una merenda. Una merenda sempre molto ricca, molto proteica, perché comunque ci vogliono le energie. Perché quando andate in palestra, voi non dovete mettervi, non dovete andare in palestra con la mentalità di bruciare, dovete bruciare. Perché fare cardio, a me per esempio il personal trainer mi ha sconsigliato proprio di fare cardio, perché col mio fisico, se faccio cardio dimagrisco troppo e praticamente i muscoli non si fanno mai, e quindi il culo diventa sempre più piccolo, si perde, cioè flaccido, piatto, cioè quello che cerchi di mettere alla fine lo perdi. E infatti i risultati migliori si hanno con la palestra, che quindi un'attività di salattrezzi, attività di potenziamento con i pesi muscolare. Questo va tantissimo a tonificare i muscoli, ad avere la palestra dà molta soddisfazione in questo senso, perché comunque vi scolpisce il corpo e vi fa veramente crescere i muscoli dove servono, quindi nel caso delle gambe, dei glutei, è importantissimo anche per noi donne, non è una cosa solo maschile. Però io vi voglio far vedere, dopo andiamo in palestra, vi porto con me due o tre esercizi veramente mirati a rassodare i glutei e a farli bellissimi. Risparmiatevi 10.000 ore di cardio, giusto se avete qualche chilo da perdere. Però se siete già magre e volete soltanto mettere i muscoli, sarà controproducente, dovete fare un'attività di bodybuilding, di palestra. Però gli esercizi che vi faccio vedere li potrete fare anche a casa, perché sono due o tre esercizi molto semplici che se li fate con costanza vi daranno degli ottimi risultati. Ecco qua per pranzo cosa mangio, guardate, per me e mia sorella un bel piattone, tanta pasta, carboidrati che ci danno l'energia, proteine. Questa è la carbonara fit di cui vi ho già fatto il video, vi lascio casomai il link cliccabile in sovraimpressione nel box informazioni, andatela a vedere. È una ricetta molto sana e leggera per mangiare questo piatto, che comunque è straconsigliato prima della palestra, perché vi dà molta energia e molte proteine, e senza farvi male, perché comunque ci sono pochi grassi. Una merenda perfetta prima di andare a allenarsi, perché prima di andare a allenarsi, se volete dei glutei sodi e tondi e pieni, dovete mangiare. Non esiste allenarsi senza mangiare, e mangiare sempre quota di carboidrati, anche una quota di proteine. Quindi ad esempio solo la frutta non va bene, ci vogliono anche le proteine, che sono quelle che vanno a creare il muscolo e che quindi vi danno tonicità, è importantissimo. La merenda si dovrebbe fare un'oretta, un'oretta e mezza prima, se siete come me che digerite anche le prete, avete uno stomaco super veloce, un metabolismo attivo, potete mangiare anche 20 minuti prima della palestra. Non ho detto niente, eccoli qua i miei amati pancake, sto facendo
Guardate come sono belli. Di questi qua vi ho fatto la ricetta sul mio secondo canale. Vi ho fatto la ricetta di questi fantastici pancake che sono veramente buoni, 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 light, proteici e facilissimi da fare. Quindi andate a guardare il video, sono un'ottima idea sia per la merenda che per la colazione. Se li preparate ad esempio la mattina, ve ne conservate un paio e ve ne mandate pure a merenda, e quindi avete veramente una buona, buona base per andare a costituire il muscolo e un bel gluteo sodo. 15 pancake basteranno? Ovviamente non sono tutti per adesso. Ragazzi, come avete visto, vi ho fatto vedere qualche esercizio proprio specifico per i glutei e per proprio il culetto. Poi se volete vedere tutti gli esercizi che faccio proprio per i glutei, per tutto in palestra, guardate il video del mio allenamento che già ho caricato, vi lascio casomai il link cliccabile, così vedete proprio tutto, tutto questo in una piccola parte. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi auguro di avere tanti culetti sodi. Mi raccomando adesso a mangiare, perché dopo l'allenamento ovviamente bisogna mangiare tanto tanto tanto, perché i carboidrati, quindi pasta, pane, riso, vanno ad aumentare i vostri muscoletti, quindi vanno a tonificarvi. Quindi vi auguro buon appetito, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su e quando faccio l'allenamento. Ciao!